Questo testo riflette sulle complesse dinamiche delle relazioni umane, focalizzandosi sull'incontro tra un ragazzo e una ragazza. Inizia con un senso di urgenza e desiderio di comunicare, ma anche con una timida esitazione che porta vergogna e paura di ghiacciare il momento. L'autore esprime la sensazione di essere intrappolato in un momento indefinito, simboleggiato dall'attesa del treno e dall'incertezza nel trovare l'asso da giocare, cioè la mossa giusta. Il testo esplora il tema dell'amore e della passione, con l'autore che si trova ad affrontare la complessità e le sfide di una relazione. Viene descritto il dilemma di essere vulnerabili e aperti verso l'altro, pur sapendo che questo può comportare dolore e rischi emotivi. L'uso di metafore come proiettile nel cuore e aspettare ad un semaforo rotto evoca un senso di inevitabilità e frustrazione nella ricerca dell'amore. La luna diventa un simbolo del desiderio di fare qualcosa di straordinario per l'altro, anche se limitati dalle circostanze finanziarie. Questo suggerisce un desiderio profondo di esprimere il proprio amore in modo tangibile, nonostante le difficoltà. Il testo continua ad esplorare l'idea che le relazioni possono essere complicate e frustranti, con lunghe discussioni che spesso non portano a una risoluzione definitiva. Tuttavia, nonostante i conflitti e le incertezze, l'autore conclude che la relazione non finirà facilmente, suggerendo che ci sia una forza inevitabile che li tiene insieme. In definitiva, il testo offre una riflessione profonda sulle sfide e le gioie dell'amore e delle relazioni umane, con una narrativa che oscilla tra l'entusiasmo e la vulnerabilità, la passione e l'incertezza. La musica che accompagna il testo aggiunge un ulteriore livello emotivo, creando un'esperienza intensa e coinvolgente per il lettore. Grazie per averci seguito. Qualora abbiate necessità di produzioni musicali, arrangiamenti, mix e mastering, canzoni inedite su commissione, trascrizioni spartiti, idee regalo creative per ogni occasione come dediche musicali personalizzate o vignette, potete scrivere attraverso la sezione contatti del sito audiofollia.it.